Ciao e bentornati. Oggi vi mostro come realizzare un trucco anni 60 e vi faccio una breve introduzione storica. Gli anni 60 sono l'era hippie dell'amore libero, peace and love, l'era dei concerti di Woodstock, dei Beatles, dell'invenzione della minigonna, in cui si passa da una capitale della moda che nella decade precedente era stata Parigi alla capitale della moda degli anni 60 che è Londra. E anche per quanto riguarda la modella, passiamo dalle modelle super sexy come Marilyn Monroe negli anni 50 a Twiggy, che è questa modella londinese negli anni 60, molto magra e esile, che ricorda quasi una bellezza maschile. Per quanto riguarda il trucco, in quegli anni la TV era in bianco e nero e quindi tutta la concentrazione viene portata sugli occhi, che gioca appunto di questi due contrasti con tante ciglia finte, mentre le labbra e le guance tendono ad essere annullate in colori pastello. Vediamo come realizzarlo. Inizio applicando un fondotinta della L'Oreal True Match nel colore beige, con un pennello duo fibre, lo stendo bene sul viso e collo. Come correttore inizio applicando lo Studio Finish Concealer della MAC nel numero NW25, che è di un sottotono aranciato che andrò ad utilizzare per coprire le oscurità delle occhiaie. Adesso applichiamo invece l'NC20, che è sempre lo Studio Finish Concealer, però di una tonalità gialla che andrà ad uniformarsi con il resto della pelle. Poi andrò ad applicare una cipria, che è la Mineralize Skin Finish della MAC nel colore Medium Plus per fissare il trucco del viso. Adesso invece andiamo a piegare le ciglia con un piegaciglia della Sfumura e come primer applico il Soft Ochre della MAC, che essendo di un colore giallino va ad eliminare tutte le discromie della palpebra. Poiché il trucco occhi è una concentrazione di bianco e di nero, per rendere il bianco più evidente vado a ricoprire tutta la palpebra mobile con una matita bianca e al di sopra la vado a fissare con un ombretto matte della MAC, sempre bianco. Adesso invece passiamo alla piega dell'occhio, che vado a colorare con un marrone chiaro. Questo è il colore Charcoal Brown della MAC e un pennello soffice da sfumatura. Come vedete lo sto sfumando lungo tutta la piega dell'occhio, avanti e indietro, molto velocemente. E invece adesso andiamo a costruire la piega dell'occhio anni 60 con dell'ombretto nero, questo è Carbon della MAC e un pennello 266 a forma angolare. Quindi come vedete sto tracciando questa linea leggermente al di sopra della linea reale dell'occhio e la vado a sfumare con un pennello pulito. La porto verso l'alto e la sfumo leggermente. Andrò a ripetere l'operazione in più step per avere l'effetto desiderato che vedete già sull'altro occhio. Quindi sempre con il pennello angolato vado a pressare il prodotto e poi lo vado a sfumare con il pennello più soffice. Questo procedimento ci permetterà di avere un effetto sfumato, ma comunque di non perdere mai la linea definita nera. Adesso applico il vanilla della MAC, che è un bianco satinato e andrà a sfumarsi meglio di quello matte che abbiamo applicato in precedenza. Lo applico sulla palpebra mobile e sotto l'arcata sopraccigliare. All'interno dell'occhio vado ad applicare una matita bianca, questa è la Fascinating della MAC, e passiamo all'eyeliner, che sto applicando con un pennellino super sottile d'eyeliner della Make Up For Ever e sto usando l'eyeliner in gel della Maybelline nel colore nero. Parto dall'angolo interno e mi porto verso l'esterno. Adesso vado a tracciare anche la codina all'esterno dell'occhio e andate sempre a mantenere l'occhio in tensione, chiedendo alla cliente, alla persona che andate a truccare, di guardare diritto. In questo modo avete la possibilità di vedere dove andrete a piazzare la codina dell'eyeliner.
quindi trascino l'eyeliner verso l'esterno, vado a fare un triangolo che poi vado a riempire e a colorare di nero. E con la punta del pennellino vado a fare la punta molto sottile, potete aiutarvi anche con un cotton fioc. Adesso vado a definire la parte inferiore dell'occhio con dell'ombretto marrone che sfumo e la parte più difficile andiamo a tracciare le ciglia finte. Questa era una tecnica molto utilizzata negli anni 60, io la sto riproducendo sempre con il pennellino d'eyeliner e un eyeliner liquido. In più step vado a disegnare una ciglia su un occhio e la vado a fare uguale sull'altro occhio in modo da non perdere la simmetria. Una volta finito il processo vado ad applicare del mascara e ad applicare delle ciglia finte. Queste sono della MAC, credo siano il numero 7, che sono perfette per realizzare quell'effetto anni 60 di ciglia a ragno. Per le sopracciglia vado a fare un mix di due ombretti, Omega e Brown, sempre della MAC, e le vado a riempire con un pennellino angolato. Ora andiamo a fare un po' di contouring al viso e prendo questo color marrone opaco dalla palette della Sleek Makeup e con un pennellino soffice angolato vado ad allungare leggermente il viso, facendo una linea che va dalla parte superiore delle orecchie fino all'angolo esterno delle labbra e sfumando ben bene il tutto. Vado ad applicare il prodotto anche all'estremità della fronte, poiché la mia modella ha una fronte molto alta, e adesso passo al blush. Sto mischiando il Blushing Bride della Ben Nye con un rosa più acceso che metto al centro delle guance sfumando verso l'alto per allungare maggiormente il viso. Adesso come illuminante uso questo della MAC in polvere nel colore Silver Dusk, che è un bellissimo illuminante molto forte che vedete appunto in telecamera come risalta il viso. Lo applico anche al centro del naso per assottigliarlo, sull'arco di Cupido per ingrandire le labbra. Come matita labbra sto usando questa della Beauté nel colore Cotton Candy, che è un colore rosa pallido. Ne vado a tracciare i contorni delle labbra e invece come rossetto andiamo a applicare questo matitone della NARS nel colore Roman Holiday, vacanze romane, che ci ricorda un po' la nostra Audrey Hepburn. Quindi riempio tutte le labbra con questo colore. Per terminare il trucco vado a spruzzare uno spray rinfrescante della MAC, che è il Fix Plus, che ci va ad uniformare il trucco portando insieme tutti gli strati. E ho dimenticato di fare le lentiggini, questo era anche un tratto caratterizzante degli anni 60, proprio per alimentare il trucco bambola, e le vado a sfumare con delle dita, però è un procedimento che potete evitare se non preferite. Questo è il trucco finito e come sempre, se vi è piaciuto, vi chiedo di mettere dei pollicelli in su, di condividere il video sui social media e se non lo siete già, di iscrivervi al mio canale. Un bacio e ci vediamo al prossimo video.